Eccomi qua ragazze, sono tornata finalmente dopo tutta l'estate, sono tornata tra voi e ho iniziato a fare nuovi video, nuovi tutorial. Questo per iniziare sarà il tutorial con il trucco secondo la mia scatola make-up. Guardate che bella raga, tutta piena di trucchi, cioè meravigliosa. Vi trucco secondo questa scatola make-up. Ho tutti i trucchetti nuovi qua, della Essence, cosine dell'Ardell, eccetera, eccetera. Iniziamo, non mi dilungo in chiacchiere. Ok, allora, ho pulito bene il viso con i miei fazzolettini struccanti, questi qua, i miei salviettini. L'ho pulito già bene. Metto una cremina di base. E questa qua è buonissima, crema viso all'olio di canapa. Eccola qua, è buonissima, raga. La metto un po' in fondo al viso, un pochino. Poi, raga, non vedo l'ora di fare quello di Halloween. Quello sto a pensare che trucco poter fare. Ho fatto le unghie, allora le ho fatte l'altro ieri, l'ho voluto fare, mi sono messa lì, l'ho fatta tutte multicolor. Qua. Poi, io raga, mi voglio truccare oggi un po' in maniera inventata. Cioè, prendo sta scatola. Stupenda. Guardate che carina. Allora, iniziamo. Voglio iniziare. Volevo farvelo un po' a caso, però seguo un po' lo schemino come faccio sempre io. È meglio. Allora, per iniziare, passo questo di Astra, il Ritual Primer Matte Effect. Raga, scusatemi che mi incartoccio un po', che mo è un po' che devo fare questi tutorial e mi incartoccio. Primo step per fare una buona base, viso. Ecco qua. Guardo di qua, raga, io sono fissata a guardare questa parte, devo guardare qui, vabbè. Poi, una volta fatto questo, prendo il fondotinta, poi faccio le varie basi. Volevo farlo un po' in maniera inventata, cioè tiravo su, però voglio fare la base perfetta, raga. Poi prendo, una volta messo il primer, prendo il mio solito di Astra, il fondotinta, il pennello, questo qua piatto, no, questo, no, quello lingua di gatto, voglio farlo con questa la base. Questo modo, questo modo, passo circolarmente, vi faccio vedere un po' questi trucchetti nuovi, raga, che era un po' che volevo comprare. Come avete passato l'estate? Ditemi un po'. Io abbastanza bene, lago, mare, a tutto spiano, raga. Mi sono divertita tantissimo. Però anche se preferisco l'autunno, la primavera, l'autunno, l'estate, mi piace, però mi piacciono di più queste altre stagioni.
una volta fatta la base, oggi faccio un trucchettino su questi trucchetti nuovi. Pare una mummia, no? Una volta messo il fondotinta, passo la mia palettina dell'Astra Color Conclear, che sta qui, e palette correttori cromatici. Io prendo le imperfezioni, questa che è rossore, vediamo se ho qualche discromia. Prendo il dito, imperfezioni, copro un pochino qua, c'è un piccolo rossore qua sotto, ma nulla di che, non ho tante imperfezioni io, raga, raramente ne trovo qualcuna, però attappa tutto questa roba. Poi, una volta messo il primer, fondotinta e questa palettina qua, passo alla cipria, questa qua di Astra. Prendo l'altro pennellino. Questo qua, scusate il macello, raga. Allora, pennellino, eccolo qua, il mio solito, questo zebrato, nuova nuova, l'ho ricomprata. Punto T, poi anche le guance. Un pochino. È importante fare una buona base, raga. Questo modo, intanto sto eliminando, metto da parte la roba che non mi serve. Avevo preparato anche questa unicornosa delle palette, però non è che mi serve oggi. E anche quella con gli occhi, non so se vi ricordate, però non mi serve. Volevo focalizzarmi sui prodotti nuovi oggi. Poi passo all'Astra, questa qua, alla bronze, faccio un po' di contouring. Scusate, raga. Così. Vado a scolpire in questo modo. Sono 5 step praticamente per fare una buona base. Primer, fondotinta. Primer, fondotinta, palettina, rossori, imperfezioni, eccetera, cipria e terra per fare un po' di contouring. Prendo il pennellino, questo qua, questa è la sfumatura, faccio la mia pallina sul naso. Tiro su un po' il nasino. Questo modo. Poi iniziamo a fare le sopracciglia. Volevo usare la mia palettina, questa qua. Però, no, prendo questo, metto un po' di luce qua sopra il nasino. Vedi? Vedete? Si tira un po' su. Però io voglio usare oggi questo qui, che è buonissimo, della Ardell, questo qua, il medium brown. Questo è della Ardell, il numero non c'è, però per le castane medie vi faccio vedere. Prendo il pennellino, questo qua, pettino bene le sopracciglia. E vado in questo modo a aggiustare un po' le sopracciglia, c'è qualche buchino da riempire.
questo modo già sto a 10 minuti. Mamma mia, regà, con niente passo il tempo qui. Modo questo modo, questo è dell'Ardele, raga, se vi interessa. Questo è un po' gel di per le sopracciglia, è buonissimo, vedete? Ardel, qua sopra che ho scritto. Poi iniziamo a fare il mio solito netto, che lo adoro, che lo ripasso. Questo qua, leggero, leggero. Vado a provare la mia palette, il mio pezzo forte, che è questo, e poi un rossetto. Eccolo qua, questa qui delle I Love Revolution. I Love Revolution, eccola qua. Questa è la palette lilla, c'era anche la fucsia, però era bella solo esteticamente, con l'altra molto più bella, però i colori sono più belli di questa qua, vedete, raga? È fantastica. L'ho presa da OBS, mi pare stava sui 13 o 14 euro, non voglio sbagliare, raga, ma il prezzo era più o meno questo. Allora, i colori in questione sono questi. Sono fantastici, ragà. Sono ultra pigmentati, scriventissimi. Ok, poi oggi metterò anche le. Proverò a mettere in diretta le ciglia della Ardell. Le proverò a mettere, ragà. Se ci riuscimo. Ah, prima che mi dimentico, ho comprato da UBS anche questa maschera viso nutriente CoQ Nut. È buonissima, raga. Se andate da OBS la potete trovare, costa pochissimo, sui 5-6 euro, adatte a pelli normali, però è buonissima, raga, provatela. Io l'ho provata, ve la straconsiglio. Poi facciamo un trucchetto: prendiamo con il pennellino questo qua, questo cicciottone, vedete? Prendo il colore questo qua. Questo qua. Iniziamo la base. Una leggera passata. Questo modo. Leggere, mi raccomando. Riintensifico di qua. In questo modo. Poi passo, poi sfumo, Allora, raga, vedete, io ho anche il, prima che mi dimentico, c'ho anche questo, se vi interessa, sempre per le sopracciglia, dell'Astra Eve Brown Love Mascara. È un mascherino per le sopracciglia. Prima che vi faccio vedere sopra questo dell'Ardell come va. Ma è semplicissimo, c'ha lo scovolino da mascara, intensifico un po' così per fissare, fissa molto meglio il tutto, in questo modo. Però finora il mio preferito rimane, vabbè, questo è il mio solito, è quello dell'Ardell. Questo è buono, però c'è molto di meglio. Allora, riprendo la mia palette della I Love Revolution, prendo il colore viola, questo qua. E vado all'esterno dell'occhio in questo modo. Sono bellissimi questi colori. Sono
Io pensavo che non erano, cioè pensavo che non erano molto scriventi, però me li devo ricredere, raga, sono veramente buoni. Intensifico di qua. Questo modo, volevo farci la musichetta oggi, raga, però siccome mi sono truccata secondo la mia scatola make-up, perché volevo farlo un po' così a sorpresa, a tirare su a sorteggio quello che mi mettevo, cioè quello che mi veniva su, mi mettevo, raga, però l'ho voluta fare un po' così oggi. Prendo il mio pennellino da sfumatura, questo cicciottone, passo leggera in questo modo nell'ombretto color viola glicine, questo modo. Passo di qua, l'ho intensificato un pochino dalla palette. Poi sta bene con gli occhi verdi, raga, mi piace da morire. Però anche chi ha gli occhi scuri non sta male, però intensifica, vedete, molto il verde dei miei occhi. In questo modo, raga, mamma mia, è venuto il termine barese. Ok, poi prendo il mio pennello Sirena e vado a prendere questo scuro qua e lo vado a mettere qua sotto, questo modo. Non importa se siete un po' imprecisi, tanto dopo andate a sfumare con quest'altro. Così. Guardo un po' in alto. In questo modo. Vedete come si intensifica bene l'occhio? Sono buoni buoni, ragazzi. Queste palette sono meravigliose. Dico, non vedo l'ora di comprare sta roba per farci il tutorial. Infatti, l'ho comprata e dico, ci faccio il tutorial per il mio bellissimo, anche se piccolo, bellissimo pubblico. Per me lo intensifico qua, che no, mi piace un po' più. Io adoro i colori un po' vivi e accesi. In questo modo. Adoro. Poi prendo questo regalo, fa col dito. Prendo il dito, passo sempre il mio color, questo qua perlaceo, lo passo sotto la palpebra fissa. La mobile già l'abbiamo fatta. Faccio la stessa cosa di qua e mi posso mettere via questo della Love Revolution. Poi, prima che mi scordo, raga, mi metto questo sempre da OVS, l'Unicorn Heart, il cuore unicornoso di illuminanti. Io adoro gli illuminanti, raga. Lo passo, mi mescolo col pennello a ventaglio, mescolo tutti e 5 i colori e vado in questo modo, vedete? In questo modo, anche qua. Sembra che avete l'effetto più, le labbra più carnose con il rossetto. Poi passo pure un po' di questo di illuminante, però prendo il pennellone, questo lo passo qui,
Sorrido, faccio il mio numero 3 in questo modo. Questo è un trucco che potete realizzare benissimo, è abbastanza semplice, non è di quelli complicati, ogni tanto ho fatto. Poi prendo le ciglia della Ardell, eccole qua, eccolo. Prendo il mio attrezzino, che è questo qua, per prendere le ciglia. Poi vi faccio vedere i miei rossetti finali alla fine, che poterci mettere. Ve li faccio vedere tutti, però me lo metto uno, raga, sono tutti belli, però me lo vorrebbe mettere tutti, ci dovrei avere 2000 labbra. Allora prendo eccole qua, ho cominciato a imparare un po' a mettere le ciglia. Sono un po' imbranata, però l'ho imparata a mettere. Finalmente. Allora, prendo l'attrezzo, allora appoggio qua, raga, le avevo messe, vi giuro, però ci devo pian po' la mano. Aiuto un po' con la mano, sono bellissime, sembrano vere, raga, ve lo giuro, sembrano vere. Mo ci metto l'eyeliner. Questo modo. Faccio quest'altro occhio, sono bellissime queste ciglia dell'Ardell, sono fantastiche. Io volevo provare quelle magnetiche, però ragazzi, ho proprio un altro attrezzo per poterlo mettere e io non ce la faccio a trovarlo da nessuna parte. Se mi potete consigliare voi qualche negozio dove posso trovare non le ciglia magnetiche, l'attrezzino per mettere le ciglia magnetiche, perché è un po' un casino da trovare. Posiziono la ciglia, raga. Vabbè, ora meno peggio l'ho messo. Scusate, in questo modo metto un po' di eyeliner, poi metto un po' di mascara, volevo mettere questo qui, mi smanga, però metterò questo qui di Wycon, è buonissimo questo qui, raga, ve lo consiglio vivamente. Ho messo la ciglia finta, se sta quasi a asciugare, raga, mettiamo l'eyeliner per non far vedere la colla.
avete problemi di allergie, raga, le liner di ciglia finte ve le sconsiglio, però raramente si possono mettere queste cose per qualche occasione, non sempre, però si possono mettere. Sono veramente belle. Qua. Vediamo. Allunghiamo la linguetta interna in questo modo. Questo modo. Vedete, raga? In questo modo non si vede più la colla. Vado a mettere un po' di mascara in questo modo. Mi raccomando, raga, il mascara non va messo prima, va messo dopo che avete messo le ciglia finte, perché altrimenti si possono danneggiare le vostre e non va bene. Sotto qui, raga, per finire metto il mio tanto atteso, eccolo qua, di Barbie. Metto anche la luce, che ci ho fatto anche la foto su Instagram e su Facebook, e su 21 Buttons, eccolo qua. Lo stendo. Lo amo. Questo trucco. Mi pare sugli 8,90 da Viterbo, l'ho comprato sugli 8,90, eccolo qua. Poi, raga, sopra ci metto, volevo provare a fare la prova colori, veramente volevo mettere, per smorzarlo volevo mettere questo qua di Wiko. Allora, con questo colore qua sta lì il trucco. Ora vi faccio vedere e vedere con questi qua nuovi come sta. Prendo il fazzolettino. Per salutarvi vi lascio quello. Alla fine quell'unicornoso, regà. Questo è questo qua di Wicon. Cream Full Lipstick. Questo qua. Rosa Barbie. Sempre in tono con Barbie. Mi sento un po' Barbie. Ho truccata così, regà, con Sicilia. Mi è piaciuto troppo questo colore. Quanto è bello. Raga, lo adoro. Questo qua. Poi sopra ci mescolo questi qua unicornosi, sempre della Essence. Allora. Vediamo.
Cioè, la fine del mondo. Cioè, non so se sono notate la bellezza di questo unicorno, raga. Cioè, vedete? Cioè, è veramente bello. Cosa ci mescolo quest'altro? Vediamo un po' che scaffari. Tutte e due delle essenze sono. Raga. Sono la fine del mondo. Meno male che li ho presi. Questo è il mio tutorial, è il mio nuovo trucco con i miei trucchetti dell'Arden, di Wicon, della Essence. Raga, non ci posso. Cioè. Raga, Barbie mi fa un baffo. Pulisco in casa. Veramente bello. Vi swatcho prima che mi dimentico il trucco, questo qua della Max Factor, che l'ho comprato 120, anche questo colore qua. Vi swatcho anche quest'altro che l'ho presi, questi quattro che l'ho presi, questi quattro qua che l'ho presi tempo fa, sono sempre della Essence. Questo fucsia, se vi interessa, lo potete trovare da OVS, però io l'ho trovato sui giornali, però si trova sicuramente anche da OVS, questo dorato. Swatch, però sto trucco, raga, è fighissimo secondo me. Swatch questo rosso, questo viola, non so se li vedete, si vedono abbastanza bene, raga, sono fantastici. Il mio preferito di questi qui della Essence, questi qua dei metallici, questo fucsia e questo viola, sono la fine del mondo. E però è bello anche questo della Max Factor, sta sui 9,90, 8,90, 9,90, eccolo qua. Se vi interessa è il 120 Ice Rose, questo qua, raga. E io con la mia prova colori e con tutti i miei acquisti vari, e ci vediamo al prossimo video, che sarà quello di Halloween, però non vi svelo ancora nulla, sono un po' indecisa su che trucco fare. Io vi mando un grossissimo bacio unicornoso, un po' unicorno, un po' Barbie, e ci vediamo alla prossima, ragazzi.